Torniamo insieme dopo la pausa pubblicitaria e parliamo di un'altra tegola che starebbe per abbattersi sull'Italia e anche sul nostro territorio, perché a breve dovremo dire addio al Corpo Forestale dello Stato. Il governo ha deciso di ridurre i corpi di polizia da 5 a 4 e per Luigi Lucchi questa è una scelta che penalizza sempre di più la nostra montagna. Un'altra tegola starebbe per abbattersi sul nostro paese. È quasi certo infatti che il governo abbia in animo di ridurre i corpi di polizia da 5 a 4, dando l'addio al Corpo Forestale dello Stato con una riorganizzazione interna ed un assorbimento in altre forze. A parlarne per primo in un accenno il Premier Renzi, seguito dal Ministro Madia che lo ha confermato nella giornata di ieri. Per i territori come il nostro questo sarebbe davvero un duro colpo. Il Corpo Forestale dello Stato è formato da circa 8.000 unità con 1.000 stazioni dislocate nelle zone rurali e montane, con comandi provinciali e regionali in 15 regioni per un totale di oltre 1.200 strutture. Il Corpo, secondo le ultime stime, conterebbe esuberi nel centro-sud e carenze al nord, con effetti anche sulla distribuzione territoriale e con carenza di personale. Con questa scelta, commenta la notizia il sindaco di Berceto Luigi Lucchi, non si tiene per nulla conto della realtà, soprattutto di montagna. Per Lucchi la soppressione delle guardie forestali è il triste segnale che il paesaggio, l'ambiente e la tutela degli animali non interessano. Il Corpo Forestale dello Stato, con l'avvento delle regioni, era già stato esautorato di un compito che dava risultati utili e che sarebbero necessari, soprattutto ora. Le regioni, infatti, si sono assunte il compito dell'iter autorizzativo per il taglio dei boschi. Con questa riforma, prosegue il sindaco di Berceto, si è arrivati al risultato che il più delle volte le pratiche sono svolte a tavolino e assumono carattere strettamente amministrativo e non sono nella realtà di salvaguardia dei boschi. Come primo cittadino considero preziosa la presenza nel mio comune del Corpo Forestale dello Stato ed apprezzo la collaborazione attuata in questi anni in diversi settori, compreso le visite e l'aiuto dopo le ingenti nevicate ad anziani che abitano in casolari isolati. L'impegno prioritario del comune poi, prosegue Lucchi, è la lotta al dissesto e quest'anno si vuole iniziare a mettere in cantiere tante iniziative che vedono il Corpo Forestale come soggetto attivo nel governo del territorio. Il comandante fedele, sempre disponibile, è un valente divulgatore anche con i ragazzi delle scuole, dell'amore verso la propria terra e tradizioni. Sono tanti i servizi del Corpo Forestale dello Stato e con questa pseudo riforma non avremo risparmi e neppure più servizi. Un ulteriore spreco per Lucchi e un impoverimento della montagna di Berceto, ma non solo di Berceto, aggiungiamo noi. Quando ci stancheremo per davvero, termina Lucchi, di subire riforme che riducono la democrazia, riducono i servizi ai cittadini e aumentano i costi, la burocrazia e lo sgomento di chi vive in montagna? L'amministrazione comunale di Compiano ricorda agli interessati che sono ancora aperte le iscrizioni al servizio di asilo nido comunale per il prossimo anno formativo. I moduli di iscrizione sono disponibili presso l'ufficio anagrafe e le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 20 di aprile. Ieri sera grande successo dello spettacolo I Sette Fratelli Cervi, spettacolo che si è tenuto al Mosconi, sicuramente di alto livello culturale, c'era un pubblico relativamente numeroso, è stato questo spettacolo con l'attore Ivano Marescotti, un po' la conclusione di questa importante giornata che era cominciata in mattinata. 9 aprile 1945, 9 aprile 2015, 70° anniversario della liberazione di Borgotaro, in anticipo su quello che fu l'insurrezione poi nazionale del 25 aprile, con l'assalto a Palazzo Stacchini, sede del comando germanico, e la resa del presidio tedesco. Nomi storici per Borgotaro che parteciparono a questo avvenimento, da Primo Brindani, Libero, a Giuseppe Del Nevo, Dragotte, a altri partigiani appunto, che riuscirono a fare questa impresa. Ecco, borgotaresi o comunque della valle che liberarono il loro paese.
Una giornata assolutamente importante per la nostra comunità, per Borgotaro e per tutta la Valtaro. Abbiamo ricordato questa mattina in Piazzale Lauro Grossi, proprio di fronte a Palazzo Stacchini, insieme alle nostre scuole medie, ai ragazzi, agli studenti, insieme alle associazioni partigiane, ai tanti cittadini che erano con noi, la liberazione di Borgotaro, culminata con l'attacco a Palazzo Stacchini, alla sede del distaccamento tedesco occupante, e la liberazione, la fine della guerra e l'inizio di una fase completamente nuova per tutto il paese e ovviamente anche per la comunità di Borgotaro, una comunità da sempre fortemente legata alla storia e alla tradizione della resistenza. Quindi per noi questa è una giornata davvero importante e particolare, che abbiamo voluto iniziare, dicevo, questa mattina ricordando l'attacco a Palazzo Stacchini e chiudere questa sera con uno spettacolo molto bello, i Fratelli Cervi di e con Ivano Marescotti, grazie al patrocinio, al contributo fondamentale della Regione Emilia-Romagna e dell'Istituto per i Beni Culturali della Regione, che ci hanno reso disponibile questa bella opportunità. Una serata veramente emozionante in cui credo tutti noi abbiamo ripercorso un pezzo della nostra storia, un pezzo della storia della resistenza emiliana, e per chi come noi ha nel cuore la storia della resistenza, della guerra di liberazione, non poteva che essere una celebrazione e un ricordo più bello del 70° di la liberazione di Borgotaro e il modo migliore per iniziare il percorso che ci porterà al 25 aprile. I sette fratelli Cervi, un mito della resistenza italiana, che rivivono in questo, non chiamiamolo neanche spettacolo, una rivisitazione di Ivano Marescotti con le immagini del film e al tempo stesso alcune parti parlate, non proprio un monologo ma sicuramente un momento di forte riflessione, direi. In effetti si tratta del testo autobiografico di Papà Cervi, che ha ispirato il film di Puccini degli anni 70 con Gian Maria Volonté. Io non ho fatto altro che interpretare le pagine di Cervi elaborate in rapporto al film che è stato tratto da quel testo, ed è un vero spettacolo però che mette insieme cinema, letteratura, cioè un testo, e teatro, perché c'è un attore dal vivo che recita. E in occasione, in questo caso, del 70° della resistenza e in caso particolare proprio della liberazione del paese, che ricade proprio oggi, naturalmente del 45. I Fratelli Cervi appunto furono fucilati alla fine del 1943, quindi vissero un periodo brevissimo rispetto ai 600 giorni circa che durò la resistenza, però divennero un mito, forse perché erano in sette, forse perché erano fratelli, forse perché erano antifascisti già da prima di che ci fosse l'armistizio, diciamo. Sì, loro si erano già qualificati all'occhio del fascismo come antifascisti, si erano già stati condannati, Aldo in particolare, e quindi erano già segnalati come antifascisti. Poi hanno fatto appena in tempo entrare nella resistenza con degli attacchi per diversi mesi, finché non li hanno presi, e dopo per una serie di coincidenze non sono riusciti a fuggire dal carcere, proprio per coincidenze particolari molto sfortunate, finché appunto li hanno presi e uccisi per rappresaglia. E il caso è diventato eclatante perché erano tutti maschi della famiglia Cervi tranne il padre. Si intitola Fuori dalla nebbia, due vite all'ombra di Giovannino Guareschi, il libro che verrà presentato domani pomeriggio a Borgotaro in biblioteca Manara, scritto a quattro mani da Giancarla Minuti Guareschi e da Concetta Cirigliano Perna. Il libro narra le vicende della protagonista di questa biografia dell'anima, che si leggono tutto d'un fiato, e leggendo si viene travolti da quello che pare davvero uno tsunami di emozioni e sentimenti suscitati da questa autoanalisi e condotti in una vicenda umana nella quale ognuno può trovare davvero un pezzo di sé. Vediamo insieme le previsioni del tempo per domani. Sabato 11 aprile avremo velature per nubi alte ma con buona insolazione per tutto l'arco della giornata. Le temperature sono stabili sia le minime che le massime, i valori delle minime tra 7 e 9 gradi, le massime si aggireranno tra i 18 e i 21 gradi, venti invece deboli.
La programmazione serale di RTA inizia alle 20.35 con Salute e Società, mentre alle 21 avremo Video Station, poi alle 22 il TG e alle 22.30 Ballo che sballo in TV. E con questo è tutto, mi congedo da voi ringraziandovi per l'ascolto e rimandandovi all'appuntamento di domani sera. Arrivederci.